Ciao a tutti, sedotta e malamata. Ecco perché succede. Allora, prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, capita spesso, molto più spesso di quanto pensiamo, che di solito le donne, ma talvolta anche gli uomini, vengono sedotte, diciamo così, nel senso che vanno a letto con un uomo, e poi però successivamente a questo fatto, che era preceduto magari da un corteggiamento, anche talvolta un corteggiamento assiduo, l'uomo sparisce o comunque si fa vivo ogni tanto, insomma, non è più interessato, sembra non più interessato, diciamo, prima faceva delle cose, successivamente dopo non le fa più. Ora, e questo porta spesso le donne a vivere rabbia, a dire uno stronzo, a dire mi hai illusa, ma in realtà bisogna tenere presente un fatto fondamentale, che nessuno ti può illudere se tu non ti fai illudere. E spesso in questi casi il problema sta che si inverte la causa con l'effetto, cioè non è che se una persona ha attrazione per te e tu hai attrazione per lui debba necessariamente uscire fuori l'amore. L'amore e il sesso non hanno nulla a che vedere, non hanno nulla a che vedere in comune. Questa forma di illusione è una forma di illusione che spesso si manifesta frequentemente, ma è un'illusione, non è un dato reale, cioè non è reale il fatto che se andate a letto assieme o se passate anche dei momenti felici, insomma, da lì deve scaturire l'amore. Se tu credi questo, ti illudi. Non è che qualcuno ti illude, sei tu che ti illude. Che ieri mi illuse e che oggi mi illude, o Ermione. Questo è, cioè, come diceva il D'Annunzio, questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. L'illusione è un qualcosa, che ci autocreiamo noi. Spesso perché abbiamo un bisogno, spesso le persone che si illudono confondono il loro bisogno con il bisogno che dovrebbe avere un'altra persona che magari non ha. Quindi questa è la cosa fondamentale. Se entri in questo paradigma prenderai tutta una serie di cantonate, perché non sarà solo quello, poi verrà un altro che succederà la stessa cosa e poi ancora con un altro, fin tanto che dirai gli uomini sono tutti uguali, nessuno vale la pena, ma stai sbagliando. Stai sbagliando perché tu devi, come dire, anziché cedere all'attrazione, se vuoi puoi resistere all'attrazione e vedere se una persona prende impegni. Oppure, come dire, vedere i valori, vedere le credenze, insomma, sono tutta un'altra serie di fattori. Vedere se questa persona dedica energia a te, se ti coinvolge in qualche modo. L'amore nasce dedicando energia a una persona. Se passare dei piacevoli momenti assieme con l'amore non ha nulla a che vedere, non ha nulla a che vedere. Questo è un dato di fatto. Non crederlo vuol dire prendere delle facciate e continuare a prenderle nel tempo, perché se hai instillata dentro di te questa credenza sbagliata, collezionerai tutta una serie di errori. Beh, quindi bisogna revisionare la credenza. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!